Cari amici di Matto Grill, benvenuti, bentornati. Questa sera cucineremo con quello che c'è in casa. E in casa avevo delle fettine di petto di pollo, 4 per l'esattezza. Mi è rimasto un po' di lardo, lardo di colonnata. Questo è veramente tanta roba e unto solo a guarderlo e secondo me renderà veramente un sapore bello saporito, quindi un sapore unico. Avevo un pezzo di caciotta che mi è rimasta, e questo invece l'ho appena aperto, è pesto di salsiccia. Vabbè, un po' di spezie, che queste spezie aromatiche varie, queste non mancano mai. Allora, l'idea è quella di fare un bel arrostino, una sorta di polpettone, utilizzando le nostre fettine. Ok, allora, partiamo subito. Ecco, ne prendiamo una alla volta. Prendiamo la nostra fettina di pollo. Prendiamo un pezzo di caciotta, togliamo la buccia, anche se forse si potrebbe anche mangiare, però ok, e poi facciamo delle piccole strisce. Ok, perfetto, così possiamo utilizzarle anche per gli altri rostini. Ok, benissimo. Prendiamo a questo punto un po' di salsiccia, prendiamo un pezzo, veramente un buon profumo, questa è proprio salsiccia fresca, la avvolgiamo un po' in questo modo, la allunghiamo più o meno della lunghezza del pollo, ce n'è forse anche un po' troppa, togliamone un po', perché poi si deve chiudere chiaramente il petto, quindi se ce n'è troppa dopo è un casino. Perfetto, nella parte centrale ci mettiamo uno, due, perfetto, così, due bannerini di scamorza, le scamorze poi non è la scamorza, però di formaggio, quello che volete, potete utilizzare anche la scamorza, la caciotta, quello che è. Poi chiudete la salsiccia in modo tale che avvolga bene il formaggio, potete utilizzare volendo anche della mozzarella, ecco qua. Questo deve essere il risultato. A questo punto spostiamo tutto l'impasto nella zona più irregolare del petto e iniziamo ad avvolgerlo così. Ok, chiudiamo bene in tutte le parti e anche la parte laterale in questo modo. Perfetto. Dopodiché prendiamo, eccolo qua, questo è veramente uno spettacolo, due fettine di lardo, una e una due, li mettiamo sopra il nostro salsicciotto, eccolo qua, e poi lo avvolgiamo da una parte e dall'altra. Volgiamo, volgiamo, cercando di essere più uniformi possibili. Boh, perfetto, non c'è neanche bisogno di legarlo. Io direi che il risultato così sia più che soddisfacente. Proveremo la cottura, che non è facile perché il pollo cuoce a una determinata temperatura e per un determinato tempo la salsiccia ha tempi e temperature completamente diverse. Ma noi ci proveremo lo stesso. Ne prepariamo due o tre e poi andiamo a cuocere. Benissimo, allora, la temperatura del nostro barbecue è veramente a palla, quindi sui 370 gradi. Abbiamo preparato qualche legnetto affumicato, vedete ancora abbastanza umido. Sono legnetti di melo. Mi piaceva l'idea di avere un gusto leggermente dolciastro con il nostro pollo. Poi in realtà il melo ha un'intensità abbastanza bassa di, come affumicatura, quindi insomma ci può stare, ci può stare. Allora, la temperatura è molto alta, io lo metto al centro perché intanto ho solo bisogno di
di farlo partire il più possibile e poi dopo lo sposto. Li ho tenuti in ammollo per circa 15 minuti, dovevo tenerli 30, lo so, però non avevo tempo, quindi allora, quello centrale lo metto al massimo, quelli laterali quasi al massimo. Aspettiamo 10 minuti. Anzi, qua siamo anche troppo alti come temperatura, gli do una botta di temperatura subito, poi dopo lo porto alla temperatura di smoky range, che è un pochino più bassa, intorno ai 150 più o meno, forse anche 100-150. Adesso vediamo. Appena inizia a far fumo, dopodiché iniziamo a metterci sopra i nostri super, non so se chiamarli involtini, non so se chiamarlo arrostino. Comunque, eccolo qua. Nel frattempo, come vedete, gli ho messo sopra anche un po' di erbette aromatiche, niente di particolare, però non ho aggiunto sale, non ho aggiunto niente, anche perché col lardo, cioè, credo che il sapore ci sia e si senta. Tra poco le metteremo sulla griglia. Bene, è arrivato il momento tanto atteso. Allora, temperatura l'ho abbassata perché sennò col cavolo che andava ad affumicare. Il profumo si sente, vedete che non so se si vede il fumo che esce. Quindi il fumo c'è, ma se devo essere sincero, preferisco quando l'affumicatore lo metto sotto la griglia, perché sopra, boh, non è che mi ispiri più di tanto. Va bene, allora iniziamo ad appoggiare il nostro polpettone. Allora, stasera lo so, è una ricetta strana. È il polpettone con la salsiccia e il lardo. Con abbiamo preparato anche delle tortillas da scaldare messicane e il contorno di piselli, quindi non so cosa stiamo facendo da mangiare, però secondo me sarà molto buono. Ok, lasciamolo cuocere. Io alzerei anche un po' però la temperatura, non troppo. Diciamo che così è perfetta per affumicare, ma per cuocere questo tipo di carne andrei un po' più su. Aspettiamo 5 minuti e poi dopo lo giriamo. A dopo. Allora, la cottura prosegue, volevo farvi vedere una cosa. Ecco qua queste fiammate. Questo è quello che succede quando chiaramente il grasso colla all'interno della griglia, va a contatto con la parte calda, col fuoco, e fa queste fiammate della Madonna, ma soprattutto fa fumo. Allora, il barbecue a gas, se lo utilizzate bene, non fa fumo, quindi può essere utilizzato anche in condominio, anche a un primo piano, non è un problema. Il problema è che non dovete fare quello che faccio io, perché così è sbagliatissimo. Bisognava inserire nella parte bassa una piccola vaschetta di alluminio, in modo tale che non avrebbe, vedete? Vedete le fiamme? In modo tale che le fiamme non andavano direttamente a contatto con il grasso, ma il grasso si sarebbe fermato sulla vaschetta di alluminio. Comunque, bene, seguitemi, ma non troppo, nel senso che facendo anche queste cose, poi uno, vedete, sbaglia e impara, ma d'altronde lo sapete, io non è che sono un esperto, io sono un improvvisatore, quindi ecco qua. Speriamo che non prenda fuoco niente. Comunque, nel dubbio, chiudiamo. Cottura comunque sta venendo direi abbastanza bene. Vedete il grasso che continua a colare? Ecco lì, prima o poi ci sarà una fumana e una fiammata. Questo lardo è spettacolare, lascia tanto di quel grasso che metà basta. Però qua c'è, sta colando anche un po' di formaggio. Invertiamo, vediamo. Mettiamo nella parte un po' meno calda questo e questo qua, va bene. Ci siamo, abbassiamo. Ancora 10 minuti e poi impiattiamo. Bene, li abbiamo tirati fuori dal grill, li abbiamo lasciati riposare nell'isobox per boh, qualche minuto, non di più. E adesso procediamo al taglio. Ne prendiamo uno, speriamo di aver preso quello giusto, eccolo qua. Lo faccio con le mani, fa lo stesso. L'aspetto è molto invitante. Wow. Perfetto. Cioè, sono riuscito a prendere l'unico che non aveva il formaggio dentro. Ecco qua. Vabbè, ne facciamo un altro.
preso l'unico che non aveva il formaggio, ne prendiamo un altro. Vediamo se questo ce l'ha. Qua si è sciolto completamente, perché non si vede neanche qua. Sì, si vede, eccolo, è filante, nella parte interna. Il gusto è super buono, il sapore veramente. Eccolo qua, qua si vede meglio. Spettacolo, veramente uno spettacolo. Allora, questa sera faremo anche una cosa in più. Proveremo ad impiattare. Allora, abbiamo preparato anche un po' di fagioli. Sì, di fagioli, ciao. Sono piselli, fagioli in un'altra puntata. Un po' di piselli con il prosciutto. Mettiamo qua come contorno. No, perché dicono sempre che tra tutti i commenti faccio troppa carne. Ecco, stasera ci sono anche delle verdure, che poi sono legumi, ma va bene. Prendiamo il nostro super non so cosa di carne. Ci mettiamo anche una tortilla messicana, che non c'entra niente, ma ci sta. La mettiamo così. Ecco, cari amici di Mato Grill, io direi che il piatto è pronto. Tanta roba, sentiamolo, assaggiamolo. Va sempre assaggiato comunque prima di darlo, metterlo sul tavolo. Super saporito, super buono, consigliatissimo.